Angela? Angela, sono Giulia. Qui, mi apri? Giulia, che ci fai qui? Sono andata a trovarti, evitato. Chi ti ha fatto salire? Che domande fai, tua madre? Giulia, non mi vai a parlare. Angela, sono 3 giorni che non ti fai viva. E non è normale. Che fai? Non mi osservare mi dà fastidio. Mi hai perso la testa? Giulia, sto male. Ma perché mi hanno fatto questa cosa? Mi sento uno schifo. Sì, ma non devi stare così. E cosa devo fare? Io a scuola non ci voglio andare più. Lo so. E tu sono disperati per questa cosa. Io sono andata a quella festa vestita come tutte. E preparata come tutte. E poi hai bevuto. Giulia, non dirmi che sei venuta qui a giudicarmi anche tu, non dirmelo. Vattene, Giulia. Ti calmi, per favore. Vattene! Angela, te l'avevo detto che li si beveva. Quindi li stai giustificando? Per niente, sono dei bastardi. Ti sto soltanto dicendo che non saresti dovuta andare. Oppure saresti potuta essere più furba. Furba per cosa? Io te l'ho detto che quella gente è meschina. Quelli vivono solo di apparenze social e soldi di papà. Non è vero. C'era anche Barbara. C'era Anita, c'era Giulio. E c'era anche tuo fratello. Ah sì? Sì. E dove erano quando hanno scattato la foto? Hai ragione. Quando mi hanno scattato la foto loro non si sono fatti vivi. Perché erano d'accordo. Ma che dici? Quando hanno visto che avevi bevuto, Michela si è offerta di accompagnarti in bagno, mettendosi d'accordo con Anita, che avrebbe lasciato la porta del bagno aperta. E così in un momento sono entrati e ti hanno scattato la foto. Tu non ricordi nulla perché eri su dei giri. Ma io non avevo mai bevuto in quel modo. È stata Barbara. È stata Barbara. D'accordo con Giulio. Non ci posso credere. Ma perché? Perché è brutta gente. Hanno messo su un gruppo schifosissimo che scatta le foto più umilianti alle persone della scuola, durante i festini, i filoni. E poi, sotto falsi nomi, prendendo soldi da altri partecipanti, le pubblicano sui social, mortificando le vittime. Ovviamente hanno tutti profili falsi. E che ne sai tu? Lo so. Giura che ne sai tu? Perché? Perché? Perché mio fratello è uno di loro. Ma che dici? Lo so. Anch'io sono rimasta sconvolta. L'ho scoperto qualche mese fa perché ha lasciato il suo PC acceso e visto il suo profilo falso. Giura, ma questo è da denunciare. Angela è mio fratello. È cambiato con questi social maledetti, è entrato in un brutto giro e non lo riconosco più. Per questo insistevi che non andassi alla festa. Sì. Angela, questi sono brutti giri. Io sono venuta qui soltanto per dirti di non pensare di essere una sfigata e di credere che il mondo ce l'abbia con te. Questi sono solo stronzi organizzati che se la prendono con le persone più sensibili. E ci guadagnano anche. Ma come si fa ad affrontarli? Ignorandoli. È l'unica cosa da fare. Così continueranno a mortificare le vittime. Io non posso rinunciare a nessuno. Ora vado che è tardi. Hai capito? Non posso denunciare nessuno. Io.
Pronto? Salve, vorrei fare una denuncia.